dall'evidente aumento del livello del competitivo del campionato. Ci aspetta per questo una partita impegnativa dove attraverso la concentrazione dobbiamo esaltare la nostra difesa come mission contro uno dei migliori attacchi del campionato e trovare sempre in attacco alternative nel nostro gioco. Dobbiamo giocare una partita, nonostante il buono che stiamo facendo, che abbiamo fatto fino ad ora, comunque in ogni partita dobbiamo avere come obiettivo quello di crescere e per questo dobbiamo avere ancora più fiamme, ancora più determinazione, ancora più intensità. Per quello che riguarda la squadra che affrontiamo, partiamo dal coach, Paolo Antonio, che è stato mio assistente, che quindi conosco bene. Giovane ma molto bravo, lo sta dimostrando negli anni di Roseto in questa stagione. È una squadra nei playoff e naturalmente sembra che tutte le squadre che incontriamo abbiano questo denominatore comune. Ha 5-6 giocatori in doppia cifra, quindi con i punti nelle mani, anche perché ripeto, uno dei migliori attacchi del campionato, per questo lo segnano tanto e hanno la capacità di avere anche ottime percentuali di tiro. Inoltre, proprio per questa loro capacità e caratteristiche, non ti danno punti di riferimento, per cui ci aspetta una partita in chiave difensiva e offensiva dove dovremo crearci anche degli obiettivi individuali oltre che quelli di squadra. Sono esperti, sono tattici, sono talentosi e noi però abbiamo voglia di giocare questa partita come mission per alzare ancora di più il nostro livello. Questa settimana per la nostra rubrica settimanale abbiamo le domande di Nicoletta Canapa di Basket Marche. Coach, dopo aver festeggiato il Natale con la vittoria su Mantova, vista la particolarità appunto della settimana di festa, cambia qualcosa nel programma di avvicinamento ad Imola? No, il campionato va avanti, parlavo prima di concentrazione perché, come ho detto nella partita di Mantova, che non dovevamo guardare le statistiche, che non ci sono partite festaiole, ci sono partite che si giocano durante le feste. Quelli che riescono a tenere alta la concentrazione hanno più possibilità, per cui il nostro cammino per arrivare alla partita è sicuramente un cammino che va in questa direzione. In che condizioni mentali e fisiche arriva la squadra a questa partita? Beh, ad oggi non abbiamo avuto mai la possibilità di allenarci con Corbett e né con Simmons, però abbiamo detto tanto tempo fa, piccoli come il bonsai e duri come le querce, quindi vuol dire che già in queste prime 13 partite abbiamo già superato tante difficoltà oggettive, cercando di portare in mezzo al campo una convinzione, una determinazione e anche una qualità del gioco. Quindi nonostante queste assenze in allenamento, che speriamo di recuperare per la partita, abbiamo voglia di dimostrare che abbiamo questo carattere. Ha già sfiorato il discorso, visto che comunque Imola è squadra che è in zona playoff, è il secondo miglior attacco del campionato. Che tipo di partita c'è da aspettarsi domenica? Ma no, le previsioni che riguardano le statistiche vanno nella direzione che hai detto tu, cioè la squadra che fa dell'attacco la propria forza, ma non dimentica la difesa, una squadra, la nostra, quello che è il mio onore di allenare, che parte dalla difesa per cercare di costruire. Quindi sembrerebbe una partita degli opposti. Però poi in partita nascono delle situazioni. Ho detto sempre, ripeto ai miei giocatori, che noi prepariamo le partite per tutto quello che è possibile pensare, anche per quello che non è possibile pensare. Poi c'è la partita, ecco, dirò ai miei giocatori di supportare tutto quello che prepariamo con questa idea di qualcosa che potrebbe avvenire in partita che non possiamo pensare di aver previsto. Tenendo d'occhio il calendario, è ovvio che lo sguardo va anche alla Coppa Italia, la Poderosa in piena volata. Come state vivendo questa fase, diciamo? Noi viviamo il campionato perché in Italia, in Europa ci sono dei contenitori. C'è il contenitore campionato, c'è il contenitore Coppa Italia e per chi fa le coppe europee, parlo delle serie maggiori, altri contenitori.
Per ottenere, per arrivare a quel contenitore lì bisogna far bene in campionato ed è la cosa che abbiamo fatto fino adesso, quindi dobbiamo mantenere la concentrazione per elevare la nostra qualità di gioco, cosa che abbiamo fatto fino adesso, per poter dare le migliori risposte possibili.